siamo con Gian Maria Lertora, il direttore generale della Massese, passata di mano all'inizio di questa stagione. È qui per la prima volta ai microfoni di Quotidiano Apuano, quindi gli chiediamo intanto di presentarsi ai nostri spettatori. Ciao Umberto, intanto è un onore per me, perché tu sei da sempre la memoria storica, insomma, di questa società. Io, appassionato di calcio, ti ho sempre seguito, ti ho sempre guardato in tutti i tuoi processi in questi anni. Come hai detto bene, direttore generale, direi amministratore delegato, perché i miei compiti sono, ovviamente, come ha detto spesso il presidente Gerini, quello di sostituirlo e cercare di fare il meglio quando lui non è presente qua. E a livello di amministratore delegato è la mia prima esperienza, nel senso che ho fatto spesso direttore generale o direttore tecnico, ma amministratore delegato è la prima esperienza. Io ho fatto diversi anni, sto cercando di stringere rapidamente la mia carriera, ho fatto diversi anni l'allenatore, prima a livello dilettantistico, ora senza stare a elencare tutte le squadre, insomma le mie principali esperienze sono state col Val di Vara, dove ho fatto sempre juniores regionale, un anno di eccellenza in prima squadra. E poi ho lavorato 2 anni per la Federazione Italiana Gioco Calcio, poi ho provato l'avventura nei professionisti, perché era mia ambizione cercare di provarci. Ho fatto 2 anni a Poggi Bonsi, 2 anni a Pavia, 1 anno a Monza, 2 anni a Udine, dove li curavo per l'Udinese Calcio tutte le academy, cioè la parte accademica e preagonistica della società friulana. E poi mi sono, affiancando la mia attività principale, che è quella di rapporti internazionali e di creazione di progetti di Erasmus sportivo per ragazzi che vengono dall'estero, ho ripreso a lavorare in questa zona nella, ahimè, sfortunata parentesi della Virtus Viareggio, che purtroppo in questa prima parte, ma come è normale, ha creato un pochino di scetticismo, ma è una cosa che io capisco, quando uno sta dall'altra parte può essere normale. Poi chiaramente è solo standoci dentro, ne avevamo anche parlato, se ti ricordi, in sede di presentazione, dove è normale che dall'altra parte ci sia un po' di scetticismo, però poi solo chi era dentro precisamente sa realmente le cose. Però non voglio neanche più tornarci, dai. E poi sono rimasto nell'ambito della dirigenza della Virtus Viareggio, che però per motivi logistici è diventata Virtus Maria di Massa. Primo anno niente, perché è stato sospeso quasi immediatamente per il discorso del Covid. L'anno scorso, che ovviamente con mezzi diversi di quello che può essere il discorso massese, abbiamo fatto, chiaramente il presidente, che è il proprietario di quest'anno, Antonio Gerini, aveva dei programmi importanti, ma sappiamo bene che un conto è essere proprietari della Massese, un conto essere proprietari, con tutto rispetto, della Virtus Maria di Massa. Ovviamente abbiamo provato a fare una squadra giovane, forse troppo giovane, questo è stato il nostro errore, ma noi, come ti avevo detto anche in sede di presentazione della mia persona durante la conferenza stampa, la riteniamo comunque un'esperienza positiva, perché ha costruito anche tante cose che poi abbiamo portato in dote alla Massese. Parlo del calcio femminile, parlo di tanti ragazzi che facevano l'under 19 e l'under 18, insomma è la squadra B femminile che ripartirà da lì. Ecco, chiaramente poi se uno va a prendere in analisi solo il risultato della prima squadra, purtroppo non è andato bene, ecco. E questa è un po' la mia presentazione nella tua rubrica. Benissimo, fatte queste doverose presentazioni, passiamo a parlare della contingenza, del periodo che stiamo vivendo adesso, del presente. La Massese ha cercato lo scorso anno di far ripartire il settore giovanile, è stata una bella ripartenza dopo diversi anni che non era più presente questa sezione per quello che riguardava la società. Vi hanno lasciato, diciamo così, in eredità circa 120 ragazzi, però la Massese di Antonio Gerini vuole puntare forte sul settore giovanile, e quindi raccontaci cosa farete quest'anno per appunto soddisfare questa idea del presidente. Allora, intanto ho un pochino, proprio a questo riguardo, un pochino tardato il mio impegno con te, che ti avevo detto, proprio perché volevo realmente poterti dare un quadro generale che ho realmente dalla scorsa settimana. Sì, abbiamo trovato ottimo, è vero, tutto quello che hai detto, nel senso che il lavoro dell'anno scorso di chiamo mister Franchini, perché comunque faceva anche, ha fatto anche il responsabile, però ha fatto anche l'allenatore della juniores e nel finale egregiamente anche quello della prima squadra. Ha fatto un lavoro importante, sì,
però ecco, i numeri realmente di quando ci siamo seduti, un po' per motivi, ma senza parlando della parte tecnica, ma della parte organizzativa, poverini, queste famiglie si allenavano a Marina di Massa, che ci siamo stati anche noi, perciò so cosa hai voluto dire, con mille problematiche, il campo, si allenavano dietro le porte, insomma adesso l'abbiamo reso un po' più carino, in effetti insomma tutte queste situazioni organizzative hanno fatto sì che realmente non abbiamo trovato una situazione proprio così, però insomma dai, qualcosa... Una ripartenza dopo due anni abbondanti, anche troppo. Anche troppo, nel senso che un po' di semina era rimasta, ecco, un po' di roba parlando da contadini, diciamo, si è bruciata. Per quanto riguarda cosa abbiamo fatto ad oggi, siamo partiti da un under 19 che abbiamo praticamente totalmente rifondato, anche perché era molto legata al tecnico, cioè i 2006, i 2005 erano molto legati al tecnico uscente, Mister Centi, e di conseguenza abbiamo preso un tecnico nuovo che poi avete presentato con Davide Tedeschi, e abbiamo un po' rifondato tutto, e soprattutto abbiamo fondato una squadra secondo me molto in prospettiva, perché c'è pochissimi 2004, due o tre, e poi sono tutti 2005 di valore. Abbiamo fatto anche investimenti importanti, perché come tu ben sai ci sono i premi di preparazione, ancora adesso sto cercando di trovare la quadra per evitare insomma che il presidente debba sborsare delle cifre iperboliche, perché sai che se tu non ti metti d'accordo insomma finisce come allora sto cercando di comunque abbiamo fatto una squadra in prospettiva per permettere alla Massese fra un paio d'anni di avere la possibilità, ma già il prossimo anno, avere la possibilità di scegliere dei ragazzi cresciuti in casa e non andare a fare degli investimenti a cercare 2005 in giro. E questo è stato il primo passo. La squadra ha già incominciato, aveva un calendario precampionati importante, perché ha giocato con l'Under 17 dello Spezia, l'Università Nazionale della Fezzanese, insomma ha avuto un calendario importante. Qualche scivolone l'ha fatto, ma abbiamo scelto un calendario importante per cercare di capire cosa avevamo realmente in mano. Ora abbiamo fatto il torneo di Forte dei Marmi, abbiamo già fatto una vittoria e una sconfitta. Diciamo che secondo me è una squadra che ha lavorato tantissimo, ha iniziato molto presto e sarà pronta per il campionato, ahimè, che ci toccherà, perché noi, come tu ben sai, avremmo avuto diritto ad altre cose, però la situazione, i contingenti ci creeranno di fare, e lo prenderemo un po' come un anno di purgatorio, un po' la Juventus quando ha fatto la Serie B, dai, sappiamo che, e il mister lo sa, perché gli ho detto, noi dobbiamo cercare di vincere il campionato sapendo che la Massese in tutte le partite sarà la squadra da battere, perciò non servirà fare il 100, ma bisognerà fare il 150%. Detto questo, però, siamo contenti perché abbiamo creato un bello staff, la squadra è numerosa, è una ventina di ragazzi volenterosi, rispetto, e soprattutto quasi tutti in prospettiva importante, e questo per l'Under 19. E sotto ti dico la verità, sono molto onesto, perché mi piace essere onesto a questi microfoni, soprattutto con te che sei una persona sempre diretta, onesta e squisita. Mi aspettavo qualcosa in più. Passami il termine, la moglie ferita che fa fatica a ridare fiducia, però mi aspettavo qualcosina in più, un pochino una risposta migliore, perché 6, 7, 8, 9, 10, nella fattispecie allievi B, giovanissimi A, giovanissimi B, abbiamo fatto chiaramente un'opera di rafforzamento, ma ho fatto molto fatica, nonostante abbiamo portato i nostri programmi, e mi sembravano programmi che abbiamo mantenuto in toto, nella serie avevamo promesso doppio allenatore per ogni categoria, e così è stato. Due preparatori dei portieri, cosa che l'anno scorso avevano qualche problemino, e l'abbiamo messi. Abbiamo promesso una velocità nella consegna dei kit, e i ragazzi, se i genitori hanno fatto il loro percorso come gli è stato indicato, l'avevano. Abbiamo promesso una presenza addirittura di tre figure che curano la preparazione atletica. Noi da quest'anno avremo un preparatore atletico, un podologo e un posturologo, cosa che, se mi permetti, è da altre categorie. Ecco, nonostante diciamo la nostra, scherzosamente dico, la nostra propaganda politica riguardante il settore giovanile ha seguito realmente il suo corso, Umberto mi aspettavo un pochino meglio, ma ci sta, comunque le squadre le facciamo, siamo un pochino in difficoltà numerica più che altro, e comunque noi siamo fiduciosi che insomma tante persone si rendano conto insomma che la Massese ha veramente svoltato in tante cose, e perciò ci auguriamo anche qualcosa di meglio. E ancora più deluso, non te lo nego, sono un po' per le categorie preagonistiche, cioè 12, 13, 14, 15, dove anche lì mi aspettavo qualcosina di meglio, però
In conclusione, senza voler fare tante storie, dilungarmi troppo, faremo tutto, ma mi aspettavo qualcosina di meglio, ecco, te lo dico con tutta onestà. Adesso facciamo una digressione, sì, un po' fuori campo. A proposito di campo, il settore giovanile avrà a disposizione altri punti per allenarsi, sì, rispetto all'esclusività dello stadio? Assolutamente, assolutamente. Anche lì, scusami, mi sono perso in altre cose, anche lì ti confermo che quello che avevamo detto è quello. Avevamo detto che risistemavamo le due aree esterne, perché un conto è dire ma alleno dietro la porta, un conto è fare un po' come a Seravezza, creare dietro la porta due campi, e li stiamo creando, perché se tu vai a vedere il campo lato curva ospiti, l'abbiamo dal primo giorno sistemato, è diventato un campettino a 7, ovviamente non parliamo di un campo di, però un campo dove ti puoi allenare in maniera decente, e il campo lato curva sud l'abbiamo già risistemato, e c'è in previsione quello che avevamo detto, cioè di mettere il sintetico, perciò creeremo veramente due campini, il che si rinnovato. Abbiamo le nostre fasce dove i ragazzi, almeno tutte le squadre, avranno la possibilità di fare un allenamento al che sì, tutte avranno la possibilità di allenarsi qua, e poi il presidente ha fatto anche lo sforzo di avere il campo, il centro del Fescione, che da lunedì questo siamo dentro, siamo già questa settimana qua, in realtà avevamo la possibilità di entrare, abbiamo fatto qualche piccolo allenamento, ma per vedere anche un po', per prendere un po' conoscenza della cosa, la prossima settimana ufficialmente siamo dentro, perciò avremo anche quel centro sportivo, perciò saranno tre centri. Ecco, e anche lì mi dispiace, ma lo dico, ripeto, con la totale serenità che ti ho detto prima, che no, anche lì avevamo detto a Marina di Massa lo guarderemo solo passando, non ho niente con Marina di Massa, ho sulla struttura di Marina di Massa, ed è la verità, abbiamo detto 300 di saranno, cioè, e in base a tutto quello, dai, sono rimasto un pochino deluso, ma mia delusione personale, ma che magari scemerà tra due mesi, ecco, finirà tutta lì. Ecco. Allora, quest'anno una grossa novità, non assoluta, perché in passato era già esistita una squadra di calcio femminile con il nome Massese, molti anni fa, cioè agli albori del calcio femminile, però quest'anno la Massese c'ha anche questa novità di una squadra, anzi di più squadre, iscritte ai vari campionati femminili. Raccontaci un po' che cosa avete portato di nuovo. Questa è una sorta di trasfusione dalla Virtus Marina di Massa. Preciso. Come ti dicevo, quando in sede di presentazione ti ho detto che noi la riteniamo una stagione e mezza alla Virtus, comunque, dove abbiamo costruito qualcosa di importante, uno di questi è il calcio femminile, perché qua, salvo la Carrarese che ha un pochino di attività preagonistica, e il Pietrasanta che però non ha nulla, solo la prima squadra, la prima società che ha un po' tutto completo, parliamo di Livorno, Pisa, perciò dobbiamo spostarci di parecchi chilometri. Lo stesso lo Spezia femminile, la SD non è Spezia, è una squadra non ha niente a che fare, e anche lo Spezia femminile ha qualche piccola entità, perciò non è una cosa da poco, anche perché il mercato femminile è molto ristretto, cioè tu non è che, e non è neanche una questione come può essere dei maschi che dicono io voglio Umberto, lo pago bene, viene a giocare a Massa. Ci sono tante componenti che vanno al di là della parte economica. Nelle femmine, beh, come te, è un altro sport, ma è in senso buono del termine, ancora vivono altri aspetti morali, altri aspetti generali. E abbiamo portato in dote una squadra A che farà il campionato a 11 e una squadra B che farà il campionato a 5 regionale. Che il campionato della squadra A? Il campionato sarà il campionato di promozione regionale, che è un po' l'ultimo campionato, però è comunque una base di partenza, perché nel femminile c'è promozione, eccellenza, e poi passiamo al nazionale. Cioè le categorie dilettantistiche sono solo due, non come i maschi che c'è terza, seconda, prima, promozione, eccellenza, serie D. Nelle femmine c'è due campionati regionali dilettantistici, sono promozione eccellenza, e poi passiamo subito al campionato nazionale, che sono CB e ovviamente A, e parteciperemo al campionato di promozione regionale con la prima squadra, e ti dico, è una squadra che rispetto all'anno scorso abbiamo ottenuto solo ed esclusivamente le 7-8 ragazze che dopo due anni abbiamo ritenuto quelle più attaccate al gioco del calcio, nel senso che non venivano solo per passarsi l'oretta e quando volevano, ma abbiamo cercato di tenere questo gruppo, e ti dico, abbiamo fatto un discreto mercato, non ti nego, se vogliamo addentrarsi, cerchiamo ancora forse un portiere per completare un organico che secondo me può fare molto bene.
La squadra B femminile farà la Serie C femminile ed è un campionato a 5 difficoltosissimo, perché tieni presente che giocheranno durante, nelle giornate infrasettimanali. Ovviamente gli orari sono fuori dall'ordinario, si gioca 21:30, 22:30 e si va a giocare, c'è un girone toscano, di conseguenza si va a giocare anche a Firenze alle 22:30. L'anno scorso eravamo andati due volte nella zona di Poggi Bonsi giocando poverina alle 22:30, il che vuol dire tornare a casa a mezzanotte. Perciò un giro. E comunque giocheranno al Fescione, scusa. Al Fescione, scusami, sì, in casa al Fescione, la squadra a 5, e mentre la squadra femminile, gli ho ritagliato ovviamente allo stadio, non si sa mai, nel senso al mister gli ho promesso che magari qualche big match, tempo permettendo, di farglielo fare. Mister che si chiama? Eugenio Lanciano. E gli ho premesso che qualche partita vediamo di fargliela fare, però per dare come dire un bel seguito a quello che è il calcio femminile, che merita, invece di farla al che sì, senza nulla togliere al che sì, però magari nelle tribune non è molto accogliente, l'ho portata a Montignoso, giocherà le sue gare interne a Montignoso, che è una struttura che abbiamo potuto vedere durante le amichevoli della Massese, è molto accogliente, cosa che sarà anche l'Under 19, cioè diciamo le due squadre un pochino più a ridosso della prima squadra per importanza, ho preferito metterle qua, con la promessa che vediamo, potrebbe ogni tanto qualche regalo, se se lo meriteranno, le facciamo fare anche allo stadio, mentre le altre, scusa se mi salto un attimino, saranno tutte al che sì, le altre squadre giovanili. Perciò il femminile, ripeto, c'è anche questa squadra B che non è da tenere in poca considerazione, perché è un campionato estremamente complicato. Alla fine comunque avremo un movimento femminile di oltre 40 ragazze, perciò non è poco secondo me, senza contare che sotto sto cercando di iniziare anche una campagna sul calcio femminile di piccole bimbe. E il sogno, non so se ce la faremo, però ci proviamo, è scrivere almeno una squadrina solo femminile, magari 2013-2012, solo femminile. Però ti dico qua, non ti dico sì o no, perché ora chiaramente il nostro obiettivo subito da giovedì prossimo, quando ripartono le scuole, è ripartire col terzo giro di volantinaggio, di promozione, perciò sai, a livello di bimbi e bimbi molto piccoli le cose cambiano rapidamente, ecco le dinamiche, però insomma il quadro è un po' questo, dai. Comunque possiamo avvertire gli eventuali genitori interessati che possono venire qui allo stadio. Assolutamente. Nel pomeriggio, non so, a partire per esempio dalle 17, non so. Dalle 17:30, dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19. Noi siamo sempre qua. Quindi avrebbero a disposizione la possibilità di far frequentare dei corsi di calcio alle anche bambine, solo femminile, certo. Alle bambine, riservati esclusivamente a loro. Assolutamente. E ti dirò di più, scusa che mi sono dimenticato una cosa, abbiamo iniziato anche, che ho qualche adesione, una cosa che ho visto molto carina, io sono molto curioso, guardo, cerco, mi piace, sono un po' come te, insomma, mi piace guardare un po' tutto, non lascio niente al caso, e ho visto un progetto inglese molto, molto carino che stanno seguendo le squadre inglesi, ho provato a metterlo fuori e ti dico, ho 5-6 richieste, ora volevo ancora capire se era curiosità o se era reale fattibilità, perché infatti poi volevo chiedere al comune a quel punto lì uno spazzettino alla palestra nel primo pomeriggio, perché ho messo fuori anche l'asilo nel calcio, che l'asilo nel calcio è ancora la pre-scuola calcio, cioè i ragazzini o ragazzine da 3 a 5 anni, che ovviamente non parliamo di calcio, ma parliamo di una sorta di asilo nel calcio, perciò questo divertimento totale. Ti dico, la cosa non va male, ho 5-6 richieste, diciamo che l'idea è quella di partire, anche se arrivassi a averne 7-8, chiederò uno spazietto al comune qua nel palazzetto, perché ovviamente va fatto al coperto, se poi magari in primavera capita qualche giornata buona lo potremo magari scorazzare allo stadio, lasciarli divertire, ecco. C'è anche questo progettino che se va in 2-3 anni mi piacerebbe creare anche questa cosa qua, ecco. Allora voi avete dato importanza soprattutto anche alle strutture, la Massese per sua fortuna ha la possibilità di utilizzare uno stadio vero, cosa che in eccellenza non tutte le squadre possono vantare, certo. E lo stadio ovviamente è di proprietà del comune, voi avete già fatto qualche lavoro, alcuni di macchiaggio, alcuni sono sostanziosi, come si è posto il comune nei confronti della Massese? Allora, e nei confronti di questo certo. Tipo di, cerchiamo di definirlo bene, di riammodernamento, diciamo. Certo, allora
Chiaramente il Presidente, quando abbiamo iniziato questo percorso, io gli ho subito detto, Press, devi dirmi come vuoi farla questa Massese, nel senso vuoi prepararla già ad altre cose, non le stiamo a nominare anche Pescara-Manzia, o vuoi iniziare pensando solo al presente, dire faccio una squadra d'eccellenza per vincere e poi vediamo, perché se vuoi gestirla già come un'azienda e fargli fare un percorso di un certo tipo e renderla pronta per eventuali altre cose, bisogna mettere le mani un po' a tutto. E allora ovviamente io, essendo l'amministratore delegato con delega sportiva solo sul settore giovanile, tutto il resto e la parte organizzativa spettava a me. E chiaramente tutto il lavoro che è stato fatto è partito dal pitturazione degli spogliatoi, rifacimento dello spogliatoio prima squadra, abbiamo creato qua dietro, che è praticamente pronta, una piccola palestrina che ne può usufruire la prima squadra, ma in realtà tutti ne possono usufruire. Abbiamo risistemato tutti gli spogliatoi, magazzini, pitturandoli, ora non erano in condizioni pietose, però l'abbiamo tutti rinfrescati, e questo per quanto riguarda l'interno. Poi andando in campo la situazione era drammatica, oltre, come ti ho detto, a rimettere a posto i due campini dietro le porte, siamo anche intervenuti sul campo, e la motivazione delle amichevoli fatte a Montignoso sono dovute a quelle, perché sennò io potevo anche, la mia idea era anche quella di fare qualche amichevole un pochino d'elite, ma è ovvio che perdendo lo stadio, come dici tu, diventi una squadra d'eccellenza come le altre. Montignoso è un bel campo, però è un campo che va, come hanno in tanti, ecco. E di conseguenza siamo intervenuti sul campo con un lavoro, il meglio che potevamo fare nel tempo che avevamo, ecco, detto anche col caldo che c'era, insomma, non era forse la stagione adatta. E poi siamo intervenuti su tutti i locali sopra, perché voi, dico voi perché ovviamente ci sei anche tu, troverete una sala stampa per la prima di campionato totalmente risistemata, e vedrete come, insomma, sarà una sorpresa, però sicuramente sarà lontana anni luce da quella che avevate. Ho risistemato la sala, questa qua sarà pronta, diciamo, la sala, quella, i dirigenti, questi qua, diciamo, quelli, come si chiamano, la tribunetta VIP, sarà risistemata anche questa, abbiamo già fatto come, sarà pronta per la prima di campionato. Lo store sarà totalmente rifatto e soprattutto destinato a altre cose, perché io ho pensato di mettere all'interno dello store cose più carine, e mi spiego. È inutile che mettiamo 10 maglie, 10 zaini, che la maglia magari ci sta, che uno la possa comprare a fare un regalo, però io ho pensato di inserire all'interno dello store dei gadget, per la tazza, il librettino, la penna, cose più carine che costano veramente nulla e possono essere un presente, poi ci sarà anche la maglia, cioè ho pensato di ristrutturarlo totalmente anche in quello che ci sarà dentro, e ovviamente sarà pronto. La sala, quella, diciamo, dove si dicono le formazioni, tanto per essere chiari, sarà ristrutturata. E poi la novità sarà che ci sarà anche una sala VIP che non sarà in vendita, una sala VIP che sarà per il presidente, invita un armatore, un suo amico, arriva un ospite importante, viene a dire, insomma, mister Andreazzoli viene a vedere una partita, una sorta di, ti dico una stupidata, una sorta di skybox che sarà per 6-7 persone, però non è in vendita, ecco, non sono biglietti in vendita. Perciò, insomma, un insieme di lavori che ovviamente messi uno sopra l'altro, anche qua davanti, adesso chiaramente per la prima di campionato sarà fatto in primi della settimana un restyling generale, insomma, che tutto sarà pronto per la prima, come dovevamo fare. Detto questo, ti dico, mi hai fatto un assist per quanto riguarda il comune. Un po' di delusione c'è, non te lo nego, perché ora, senza voler andare a pigiare su tasti che non neanche mi competono, però insomma un pochino di delusione, considerando che siamo qua dai primi di maggio, insomma, magari un benvenuto, un saluto, un qualcosa, magari ce lo aspettavamo. Non dico aiuti economici, ripeto, non siamo andati, anche se so che magari chiedendoli o provando, magari noi stiamo facendo i lavori sostanzialmente in casa di altri, ecco, perciò magari un aiuto economico si poteva anche pensare, ma lasciamo perdere quello. Io ho fatto non più tardi di, e quella è la cosa che mi rammarica di più, 3 settimane fa abbiamo fatto una verifica sugli impianti, insomma, cominciare dal momento che iniziavano le attività, ovviamente abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, che mi sembrano anche doverose. E purtroppo abbiamo fatto delle richieste al comune sulla sicurezza, qua non parlo, una verifica sulla sicurezza, e da 3 settimane nessuno si è visto. Insomma, questo lo ritengo una cosa un po' più delicata, ecco, perché un conto uno dice ti chiedo un contributo, ti dico ascolta, in questo momento qua non c'è, oppure hai voluto fare te i lavori allo stadio, lo stadio lo avevi, le porte c'erano, il campo c'era, te lo tracciavi e giocavi. Ecco, uno ti può anche
rispondere in questa maniera, però se uno ti dice ci sono da fare degli interventi di sicurezza, io penso che insomma qualcosa in più si poteva fare, ecco, l'unica volta che li ho visti veramente presenti, e veramente non è una critica ma mi sono nel cuore perché è stata una manifestazione bellissima ed è mio, sarà mio impegno prima che venga l'estate magari poterli farli insieme, poterli dargli appoggio. Parlo del torneo delle frazioni che è stato bellissimo, bello, con i fuochi d'artificio, è stata una manifestazione bellissima e mi sono nel cuore perché sono ragazzi veramente volenterosissimi e hanno fatto un bel lavoro, però l'unica volta che il comune l'ho visto non andare sull'attenti è stato in quel caso lì, che è una domenica d'estate, perché i ragazzi ovviamente avevano denunciato il discorso di una scarsa illuminazione, si sono presentati al volo una domenica pomeriggio in piena estate, quando si sapeva benissimo che l'illuminazione era scarsa, che mancava due fari, addirittura hanno allertato la protezione civile mettendo due fari, cioè mi ha lasciato un po' così, dai, un po', è un po' come il discorso che ti ho fatto prima del settore giovanile, mi ha lasciato un pochino deluso, ecco, deluso perché ritengo che un piccolo appoggio in tante cose si poteva dare, ecco, tutto lì, basta, niente di più. Comunque i lavori sono stati fatti, ormai quello che è vorrà dire che questi interventi di sicurezza prima di domenica li faremo noi, insomma, però mi aspettavo un po' di più della classica risposta politica, giriamo all'ufficio di competenza, ecco. Poi non vado a dire il discorso della capienza idem, perché insomma abbiamo fatto delle domande, perché io essendo nuovo non sono tenuto a sapere dentro questa sala stampa quante persone ci devono stare, non è mio, non, una risposta, ecco, si poteva dare, tutto lì, ecco, un po' di delusione vale pari al discorso che ti ho fatto prima del settore giovanile, niente di grave, si può rimediare a tutto, ci mancherebbe, però un po' delusione c'è, ecco, speravo e pensavo e penso che la Massese e i suoi tifosi che si sono dimostrati fantastici fino a delle amichevoli, perché sono stati sempre presenti anche dall'amichevole con la Virtus, con l'ultima, senza la Virtus sempre di proprietà nostra, perciò dico con l'ultima della squadra di prima categoria, di seconda categoria, veramente sempre presenti, e questo dimostra l'attaccamento, che poi vabbè non è che te lo devo dire a te, sono io che rimango magari impressionato da alcune cose, che l'attaccamento che hanno, ecco, penso che meriterebbero qualcosa di più, tutto lì. Mi sembra che abbiamo sviscerato più o meno degli argomenti importanti e direi anche in maniera abbastanza profonda. Vorrei chiudere questa intervista domandandomi, come fa qualcuno molto più famoso di me, fatti una domanda e datti una risposta, se non pensi che io ti abbia fatto una domanda su di un argomento che andava trattato. No, ti direi solo che spero alla domanda che tu mi dici, tu spereresti che in un anno le cose vadano tutte meglio? Sì, dai. Spererei, il mio sogno è avere una prima squadra in un'altra categoria perché la gente se lo merita, avere una femminile e avere un pochino il monopolio del calcio femminile qua, perché poi è venuto anche il professionismo, perciò insomma è una cosa che secondo me con pochi sforzi si può arrivare a fare dei campionati veramente interessanti, e avere un settore giovanile con una cosa che vedi abbiamo dimenticato, il rapporto col Monza che abbiamo instaurato, vedi, tra le tante cose poi mi sono dimenticato una cosa importante, che a differenza di quanti pensano è totalmente il contrario di quello che possono pensare, che la prima cosa io ho pensato alla prima squadra, infatti una semplice rapporto di affiliazione ti obbliga a mettere patch sulle maglie, e io la prima cosa che ho detto, che loro cercavano un centro tecnico in Toscana, io ho detto qua non è la classica affiliazione, io non posso non sporcare, perché non mi permetto neppure, anche per rispetto nei confronti del Monza, però mettere patch sulla maglia della Massese, se volete facciamo un discorso tecnico e di collaborazione, allora sì, se venite a prescindere dai 100 euro, 1000 euro, 2000 euro dell'affiliazione o del rapporto tecnico, ma se venite per cose commerciali attaccare patch non è il posto giusto, solo quando ho avuto la certezza che fosse una cosa solo tecnica, partendo addirittura dalla prima squadra, perché la cosa principale, una delle cose principali è stato che noi, quando avremo fatto una strada diversa nell'arco dei prossimi mesi, potremo essere veramente una delle loro prime squadre di dove loro girano ragazzi magari della primavera 2, della primavera 3, che non ritengono idonei per il professionismo, perciò questo è un passo importante per la prima squadra. Poi ovvio che c'è un discorso legato al giovanile che ci permette di prendere lustro, di fare delle uscite, di andare a Monza, di presenziare, di far crescere i nostri tecnici con dei programmi di un certo tipo, perciò insomma, tornando al discorso di prima, oltre alla prima squadra e alla prima squadra femminile, vorrei nell'arco di un paio d'anni
riportare la Massese a livello giovanile dove competeva. Insomma, la Massese ha sempre sfornato fior fior di giocatori. Ecco. È un dispiacere vedere giocatori che vengono qua o genitori che ti dicono, sai, con tutto rispetto, non faccio nomi di società perché non è neanche rispettoso, ma dire, sai, sì, ma il ragazzino ha deciso di andare lì. Non ci sta, dai, non ci sta. Il ragazzino deve venire a Massa, certo. Inizialmente. Benissimo, mi sembra che abbiamo detto tutto. Adesso veramente la chiusura tutto. E intanto per questa prima, diciamo, intervista a fiume da solo a Quotidiano Acquano, mi sembra che lo spazio che volevi l'hai ottenuto. Anche troppo, e ti ringrazio. Prego, grazie a te. Ovviamente il nostro pensiero è quello di mantenere sempre al meglio informati i tifosi della Massese. Comunque ti ringrazio e alle prossime occasioni. Grazie a te. Ciao.